Action. Tutti al mare, anche durante le giornate estive di cinema. Cine 2013, ci siamo allontanati dal Palacongressi di Riccione, rimaniamo comunque a Riccione, lo vedete alle mie spalle, Chuck, c'è il divanetto, ci sono le sedie pronte per gli ospiti, ma anche per il pubblico che è molto interessato al cinema, che ha voglia di sapere che cosa racconterà stasera al Chuck Incontra il grande attore italiano Marco Giallini, intervistato da Alessandra De Luca. Benvenuto a Marco Giallini, grazie per essere qui. Beh, stamattina hai presentato il tuo nuovo film, che si chiama Tutta colpa di Freud, ma non è detto che questo sarà il titolo definitivo. No. E siccome però appunto loro non c'erano alla presentazione di oggi, se racconti anche a loro di cosa parla il film, qual è il tuo personaggio e perché il film per ora ha questo titolo. Questo titolo perché io nel film interpreto uno psicologo, una psicoterapeuta, come si dice? No, io sono molto ignorante, non avendoli mai frequentati, mi psicanalizzo da me. E questo psicologo ha, diciamo all'età di 20 anni, 19-20 anni, ha una figlia con una ragazza. Di conseguenza diventa papà molto, molto giovane e poi non pago, ne fanno altre due di figlie e si trova con tre bambine piccole e a un certo punto una di 28 si ritrova, una di 25, una di 18, una cosa del genere. Per quanto riguarda me sono innamorato segretamente di una signora che passa con questo cagnolino e comunque la incontro, la guardo da lontano, nella stessa zona dove abito io, nello stesso quartiere al centro di Roma, che è interpretata da Claudia Gerini, di conseguenza potete capire, insomma la guardo anche da lontano. E ne sono segretamente innamorato, la incontro al supermercato quando vado a fare la spesa, essendo solo devo fare tutto, e la bambina mi presenta il fidanzato arriva e c'ha l'età mia insomma una diciottenne con uno di 49 50 anni, io rimango un po' insomma il minimo, e allora dico a lui quando siamo soli, dico: senti, ma tu sei sposato? E lui mi dice: sì. Ancora non si sa chi farà questo personaggio, ci sono nomi insomma abbastanza importanti. Scusate, io comincio a psicanalizzare anche lui facendo la terapia di coppia, perché io di quello mi occupo. Di conseguenza cerco di farlo riappacificare con la moglie per salvare mia figlia da insomma. E invece poi vengo a scoprire che la moglie di questo è quella della quale io sono follemente innamorato. E è molto divertente il film, insomma avete capito che gli spunti ci sono tutti per far sì che sia una commedia insomma divertente, che tocca anche temi come il nostro insomma come si usa in Italia, no? Fare commedie sofisticate, almeno alcune, e Paolo Genovese è uno di quelli che le fa, insomma io vengo da una famiglia perfetta che ritengo un bellissimo film di Paolo.